a Edoardo Leo. Attore e regista, benvenuto. Buonasera. Grazie di stare con noi. Allora, buonasera. Lo riconoscete, a quanto pare lo stimate, ha vinto Davide Donatello come regista esordiente e nelle sale con il secondo film del regista Sidney Sibilia, Smetto quando voglio, Masterclass. Il primo lo ricordate sicuramente, La banda dei ricercatori, un grande successo al botteghino del primo e del secondo. Allora, di che parla Smetto quando voglio, Masterclass? Ma noi abbiamo lasciato la banda nel primo episodio, che era questa banda di ricercatori super laureati, un neurobiologo, un chimico, un antropologo, che a un certo punto, non trovando lavoro, si mettevano a produrre una smart drugs, una droga, sfruttando un vuoto legislativo, a produrre una droga legale, e si infilavano in un casino pazzesco. Questa volta, siccome sono stati tutti, come dire, messi in galera... Sì, finiva che li arrestavano. Esattamente. Questa volta passano dalla parte della giustizia, cioè la polizia gli chiede di fare un accordo, gli dice, visto che siete così intelligenti, così preparati, aiutateci a debellare altre bande che producono smart drugs, e se lo fate, quando ne avrete debellate 30... vi promettiamo la libertà. Ovviamente è il pretesto per mettere questi ricercatori super preparati a fare una cosa che ovviamente non sanno fare. Perché loro sono dei ricercatori, sono dei ragazzi che hanno tanto studiato super e che non hanno lavoro e si acconciano alla malvivenza. Esattamente. Per questo il primo film non solo ha fatto molto ridere, è piaciuto tanto, ma è stato anche trattato come un film generazionale, come un tratto di identitario di un'epoca, è così? Beh, è evidente che intanto questa generazione è molto molto larga, nel senso che prima le generazioni rappresentavano una piccola porzione di società, adesso questa generazione che non lavora, che è precaria o che non fa il lavoro per il quale ha studiato si sta allargando, una forbice larghissima, e credo che parte del successo del film sia dovuto anche al fatto che si sono sentiti rappresentati i ventenni come purtroppo i cinquantenni. Allora, leggendo e preparando questa intervista, ho scoperto che lei stesso, oltre a essere regista attore, ha avuto un debutto che in qualche misura richiama l'avventura di Masterclass. Sì, un debutto che non consiglierei a nessuno. Sostanzialmente io nel lontano 1993, quando ho cominciato a fare questo mestiere, ho falsificato il mio curriculum, non dovendo fare concorsi pubblici, ma semplicemente dei provini. Ho scritto che avevo fatto una scuola di recitazione molto importante. Che non era vero. Esattamente, e ho scritto che avevo fatto dei cortometraggi. Cioè, quello che mi dispiace è che di aver passato questa idea a qualche politico nostro, questo di altro. Ne ha parlato con qualcuno. Beh sì, diciamo che ho aperto la strada. E poi quando avevo fatto i primi lavori mi sono iscritto in Accademia d'Arte Drammatica e mi hanno bocciato. Poi al Centro Sperimentale e mi hanno bocciato. E ho detto ok, questo è il lavoro per me. Perché bocciavano? Cos'è che non trovavano? Ma probabilmente era anche vero che io all'epoca ero impreparato, non è che... no, probabilmente, sicuramente, era un ragazzotto che cercava di fare delle cose, però in realtà quella cosa per me è stato un grande stimolo poi alla fine per dire ok, non me lo fate fare e lo faccio lo stesso. Perché quella generazione di Smetto quando voglio, Masterclass, è anche la sua generazione. Qual è il tratto che lei vede nella generazione? Ma intanto c'è un problema grosso sulla definizione di giovani che noi abbiamo in Italia, perché sentiamo i giovani disoccupati, ma questi giovani hanno, come nel film Smetto quando voglio, hanno 40 anni, quindi... Che vuol dire giovani, no? Noi nel film ci occupiamo per esempio anche di cervelli in fuga, noi li abbiamo incontrato nelle proiezioni del film all'estero, abbiamo incontrato qualcuno che perché diceva... Perché questo film è anche girato all'estero. È già molto all'estero, io l'ho presentato a Barcellona, a Sydney, a Sibilia, è andato a Parigi, e i ragazzi, era pieno di ricercatori che venivano a vedere il film e dicevano, ma perché dite cervelli in fuga? Noi non siamo fuga significa che siamo scappati, a noi ci hanno cacciato, è una cosa un po' diversa. Però diciamo, un film come questo, fatto da... lei era un attore affermato, così come anche il regista, non è il regista ora affermato, ma all'inizio non l'eravate. Sì. Questo film, in fondo, dimostra anche che volendo ci si fa, pure in Italia. Io ne faccio un esempio. Scola, quando ha girato C'eravamo tant'amati, aveva 32 anni. Virzì, quando ha girato Ferie d'agosto, ne aveva 31. Noi abbiamo bisogno... Io non credo che essere giovani sia una categoria di merito. Non lo è in assoluto, ci sono dei giovani incapaci, come ci sono dei grandi, degli adulti incapaci.
Però noi abbiamo bisogno in questo paese dello sguardo di un giovane, di vedere come un under 30 ci racconta, di come ci vede. Abbiamo bisogno di vedere al cinema una storia raccontata. E sono tanti anni che non c'è un esordio, per esempio, al cinema o folgorante di un under 30. Sibilla, il regista, in questo caso, aveva 32 anni quando girò Smetto quando voglio uno, adesso ne ha 35, adesso che abbiamo fatto il sequel, questo masterclass. Credo che in qualche modo c'entri non tanto il pregio, la fattura del film, ma uno sguardo, un modo di vedere le cose. Sicuramente. Cioè è originale, si vede qualcosa che altri non fanno vedere. Pur inserendosi nella più alta storia della commedia all'italiana, sia come volontà che come risultati. Assolutamente sì, Smetto quando voglio lo è, con un tratto di differenza, nel senso che io ho letto di accostamenti nelle recensioni ai soliti ignoti, che io farei con la distanza possibile, perché parliamo, io molti non se lo ricordano, I soliti ignoti è un film che è stato candidato all'Oscar come miglior film straniero, non è solo il capostipite della commedia all'italiana. Certo. Ma la differenza sostanziale è che noi nella commedia all'italiana abbiamo rappresentato, i protagonisti erano quasi sempre ignoranti, erano dei cialtroni, ignoranti, simpaticissimi, adorabili, ma erano poveri e non avevano studiato, erano uno specchio di questo paese. È molto curioso che una commedia che ha successo in questo momento rappresenta invece dei laureati, della gente super preparata e che nonostante puri questo, d'animo. Ma assolutamente, e nonostante questo hanno gli stessi identici problemi, cioè abbiamo portato dei ragazzi a studiare, li abbiamo preparati, li abbiamo formati e continuano ad avere gli stessi problemi dei ragazzi di 60 anni fa. Complimenti, ecco perché è un bel film e un grande regista. Grazie. Edoardo Lei, complimenti. Grazie. E in bocca al lupo per tutto.